Ciao ragazze, questo look è ispirato al video di J.Lo, Get Right, e sarà appunto un make-up incentrato sui toni neutri. Iniziamo stendendo un pochino di correttore. Uno, io ho scelto questo della Sephora, un correttore giallo, su la parte per coprire le nostre occhiaie. E comunque illuminare la zona. Ora stendiamo un pochino di fondotinta. Utilizzerò il mio pennello e unisco al fondotinta un pochino di pigmenti pesca liquidi, per cercare di ricreare l'effetto di J.Lo, che ha una pelle sempre molto molto luminosa. Ora, sempre con il nostro pennello per fondotinta, preleviamo un pochino di illuminante, questo qui, che passeremo su tutta la zona sopra gli zigomi e lo porteremo fino alle nostre guance. Andiamo bene, sfumiamo. Stendiamo un pochino di cipria per fare in modo che il nostro trucco resista. E poi passo un pennello pulito, sempre un pennello da cipria, per ora procediamo con la nostra terra. Io utilizzerò sempre questa della Guerlain perché è praticissima, peraltro anche molto bella. In tutto, come consistenza, ma anche come colore. Quindi applichiamo la nostra terra, questa parte, lo potete toccare dove finisce appunto sull'osso dello zigomo e appena sotto, in modo da sfinare anche il viso, no? Vedete questo tratto? Lo andiamo ad accentuare, non so se si può apprezzare dal video. Ora con un pennello come questo, angolare da fard, andiamo a sfumare. Perfetto. Prendiamo un fard pesca chiaro, iridescente se lo avete, ma anche matto andrà benissimo, e lo andate ad applicare in questo punto qui, proprio sullo zigomo, per richiamare il pesca di J.Lo. Ok. Adesso, per quanto riguarda gli occhi, passiamo un matitone come questo neutro sulla palpebra mobile e poi sfumiamo delicatamente con il polpastrello. E sull'arcata sopraccigliare, se l'avete, potete utilizzare la flash eyeliner nel colore bianco, altrimenti un matitone neutro andrà benissimo. Passiamo un pochino la flash eyeliner e la sfumiamo delicatamente con il polpastrello. In questo modo avremo l'arcata sopraccigliare schiarita, però sarà molto delicato. Quindi
Per quanto riguarda la palpebra mobile, prendiamo un pennellino a lingua di gatto pulito e un colore medio, un beige medio. Io utilizzerò questo qui, 204 di Lancôme. Lo passiamo su tutta la palpebra mobile. Come potete vedere, il colore è un sabbia, non è un marrone molto caldo, appunto è un beige sui toni freddi, che Gelò, questo video, utilizza di toni, ha un trucco sui toni neutri un pochino freddi. Ora utilizzerò questo Body MAC da passare da metà palpebra in poi. Questo modo, perfetto. E lo passiamo anche nella piega dell'occhio. Tornando per un attimo all'arcata sopraccigliare, preleverò un pochino di questo oro chiaro con un pennellino a lingua di gatto e lo tamponerò sull'arcata. Questo colore un pochino più chiaro lo passerò anche sull'angolo interno della palpebra mobile, in questo modo. Perfetto. Allora, dopo aver tracciato una linea media da metà occhio verso l'esterno, senza uscire però dal contorno del nostro occhio, prendiamo uno sfumino come questo, che è il numero 14 della linea Sephora Black, e andiamo a sfumare il tratto verso l'esterno. Il tratto della matita sarà talmente sfumato che sembrerà quasi un ombretto. Ora prendiamo il nostro pennellino a punta tonda, un pochino di ombretto Tortora, lo sbattiamo bene e lo applichiamo in questo punto qui, sull'angolo appunto esterno dell'occhio e nella piega esterna. Passiamo un pochino di colore Tortora, quindi quello un pochino più scuro, sull'angolo esterno. Adesso con una matita marrone scura delineiamo l'angolo esterno della palpebra inferiore. Il tratto non dovrà essere netto, dovrà essere giusto un'ombra, dovremmo creare un effetto di ombra. All'interno dell'occhio applichiamo una matita bianca. Per quanto riguarda le sopracciglia, le pettiniamo, applichiamo un pochino di matita, pettiniamo appunto per sfumare il colore. Per ricreare il look di Gelò, sulle labbra ho applicato una matita neutra ed un rossetto MAC Luster neutro, quindi poco pigmentato, piuttosto lucido, ed è il colore Freckleton. E ho aggiunto una goccia di gloss, questo qui è il Guerlain Kiss Kiss Luck nel numero 742, ma un gloss neutro andrà benissimo. Che dire, spero che questo look vi sia piaciuto, buon weekend a tutte. Ciao!